non lasciatevi rubare la speranza. È una delle frasi più belle di Papa Francesco. La speranza è il motore che muove il mondo, è quella virtù che fa brillare di luce anche dove vi è il buio più pesto. La bianca fiaba di pietra che vedete alle mie spalle, opera di Padre Pio da Pietrelcina, è baluardo di speranza per coloro i quali salgono la montagna del Gargano per ottenere da questa casa le cure per il corpo e per lo spirito. All'inizio di questo nuovo anno vogliamo farvi conoscere una storia che parte dall'altra parte del mondo, parte dall'Uruguay e approda a San Giovanni Rotondo, nella casa sollievo della sofferenza, nel nome della speranza. In aprile abbiamo ricevuto una richiesta da parte di un ragazzo dall'Uruguay che ha contattato alcuni conoscenti qui a San Giovanni Rotondo, un ragazzo la cui fortuna, diciamo, è di avere un doppio passaporto, una doppia nazionalità, quindi uruguayana e italiana. Questo è molto importante per il motivo che poi andrò a spiegare, e che ha chiesto proprio di venire qui a San Giovanni per essere curato per una malattia, davvero una brutta forma di leucemia, un ragazzo giovane di 19 anni. È stato mandato, è stato inviato qui dai colleghi dell'ematologia di Montevideo per avviare la ricerca di un donatore nei registri. Perché? Perché lui è stato fatto lì, è stata eseguita a Montevideo la prova di compatibilità e non aveva un donatore familiare compatibile. Quindi in questo caso che cosa si fa? Se non c'è un donatore compatibile nella famiglia, si avvia la ricerca di un donatore nei registri. E quindi a Montevideo, in Uruguay, questo non lo potevano fare. Il paziente è giunto qui a San Giovanni Rotondo, ripeto, grazie a dei conoscenti. E abbiamo noi avviato la ricerca, e questo l'abbiamo potuto fare perché il ragazzo aveva anche una cittadinanza italiana, però nonostante tutto non siamo riusciti a individuare per il ragazzo un donatore compatibile, con una compatibilità elevata nei registri. Per cui poi, e questo è l'altro step della novità di cui parlavo prima, abbiamo sottoposto il ragazzo a un trapianto aploidentico, cioè lui ha ricevuto le cellule staminali dal papà. Quindi un trapianto parzialmente compatibile, e devo dire che a 6 mesi dal trapianto il ragazzo sta bene. Io sono Luca Maravoto, io ho 19 anni, io sono dell'Uruguay e è arrivato a San Giovanni Rotondo per fare un trapianto di midollo. Cuando yo he sabido de esta malatía ha sido en octubre de 2017, y a la prima yo he pensado, yo sono asmático, y cuando yo he estado un tiempo mal con antibiótico me recuperaba, dopo yo me enfermaba nuevamente, pero siempre yo pensaba que era por questo del asma. Un giorno ho fatto una prova di sangue e in la notte, in la madrugada, mi hanno chiamato che io dovevo andare a prima ora la mattina perché aveva un risultato che stava troppo male, che erano i globuli bianchi, che io tenia troppo, un altissimo numero, e questo era per la malattia che io tenia. Quando ero arrivato all'ospedale mi hanno lasciato un po' solo e mi hanno detto questo, e io prima io non sapevo che era la leucemia, e io non ho reazionato male perché io non conoscevo questo, e quando io stavo solo in questa sala navigato per internet, e quando io ho apprendito questa malattia mi ha posto troppo male. Tutto è diventato incredibile, diciamo. Io non aspettavo di avere un'esperienza così, è un'esperienza spirituale anche,
molto, molto profonda per lo spirito, e siamo veramente da ringraziare a San Giovanni Rotondo e anche a tutti i dottori che hanno lavorato anche all'Uruguay. È un'esperienza troppo forte e adesso abbiamo fede che va a andare tutto avanti anche a loro. Quando è arrivato a San Giovanni Rotondo, prima io non sapevo se, se la malattia mia iba a tenere una cura, però quando ho parlato con Dino e ho parlato con Emanuela Merla, la dottoressa, mi hanno spiegato tutto bene, mi hanno detto che lo mio era troppo comune, che non doveva preoccuparmi per niente. Io piano piano, con il correre dei giorni, io sono stato più tranquillo. Io non c'è parole per dire questo. Scusi, ma io ho trovato delle persone che non ci sono parole per dire. L'accoglienza è stata molto di più da qualsiasi cosa che si poteva, perché non è soltanto che hanno che loro sanno, il dottore sono buono, non è soltanto quello, che quello è tutto quel che si può chiedere. Il dottore sono bravissimo, sono professionale del migliore che si trova nel mondo. Voi dovete sapere che qua a San Giovanni Rotondo c'è un centro di ricerca vicino all'ospedale, questo non si trova in altri luoghi. Tutto quello che si trova al centro di ricerca arriva subito all'ospedale e questo non è normale. Questo è un ospedale molto particolare per il livello del dottore, che si può vedere che è buonissimo. Ma dopo di tutto questo, che già questo di solo è moltissimo, c'è l'spirito della gente, tutti. La persona che abbiamo conosciuto, tutti ti aiutano da tanto, ma ti aiutano in tutto, ti portano alla scuola. Luca ha una sorella, ti aiutano a portare la sorella a scuola, la invitano alla casa, a giocare. Il dottore Dino Turco, che è quello che ha fatto il contatto, ha diventato una famiglia. Andiamo praticamente tutti domenica a mangiare alla casa. Quando noi abbiamo arrivato a San Giovanni non conoscevamo nessuno. La prima due, tre domenica viene alla mia casa, conosce mio figlio, invitato un altro, non stavamo da soli. Abbiamo arrivato qua a San Giovanni Rotondo e non conoscevamo nulla. Siamo da soli, ti puoi immaginare. E lui ci invita alla casa, ti fa di mangiare e non si può chiedere più. Allora mi sento bene, troppo diverso con Uruguay, in Uruguay stava troppo male, però io devo permanere qua hasta febbraio. Io uno giorno fa mi hanno detto che io potevo ritornare all'Uruguay. Io stavo troppo contento perché io a vedere nuovamente al mio papà, al nonno, a tutti i miei amici, quando io parlo tutto il giorno, però non è lo stesso, io stavo contento, però. E quando mi hanno dato la notizia, il giorno fa, è stato male, mi è arrabbiato un po', però dopo ho comprendito che è per me, per lo meglio per me. Prima di tutto, bisogna dire che accompagnare a Luca è troppo facile, veramente. Perché Luca è un ragazzo fortissimo, sempre calmo, sempre è stato in centro, non hai avuto mai paura di più, diciamo, sempre ragionale. In questo senso devo dire che stare vicino a Luca è facile, per stare vicino a lui che fa sempre tutto per tutti gli altri. Ma è un'esperienza dove sempre diventa moltissima paura, perché non si può sapere veramente ogni giorno come diventerà. Ogni giorno si deve avere pazienza, diventare paziente, sapere che ogni giorno qualsiasi cosa può succedere e che si deve vedere giorno a giorno. Questo io l'ho trovato come una cosa incredibile da Luca, perché io ho conosciuto
altre persone che hanno avuto malattie, non come questa, ma malattie forti, perché questa non è la stessa malattia che c'è, diciamo, ci sono tanti. Io sono stato avvicinato a tanti quello che hanno preso malattie, e Luca è un ragazzo molto speciale, no, non ha detto mai non posso andare più, sempre tranquillo, sempre questo andare così, non è diventato mai arrabbiato, parliamo da un anno, ora più di un anno, di una malattia che ti fa sentire veramente male, che sputa sangue, che diventa veramente dimagrito, ma veramente dimagrito, praticamente senza corpo, senza capelli, si vede come un morto, diciamo, e lui è stato sempre tranquillo. Deve tenere pazienza, è difficile, però deve tenere pazienza, se tiene una famiglia che sta con te deve parlare, non deve encerrarti in uno, che questo ha sido l'errore che io ho commesso in Uruguay. Io non volevo parlare con niente e per me questo non è buono. Deve parlare, se sono religioso deve credere sempre, non deve perdere la fede. E questo, pazienza, tranquillità, che tutto va a stare bene, al fine di tutto va a stare bene. Thank you.